È da 50 anni o forse più che la linea ferroviaria Pontremolese-Parma-La Spezia, seppur a singhiozzo, va avanti in attesa dell'agognato e definitivo completamento del suo raddoppio. Inutile evidenziare nuovamente l'importanza di quest'opera sia per il trasporto merci e passeggeri per la Toscana, la Liguria, l'Emilia-Romagna e anche la Lombardia. È il commento di Paolo Bedini, presidente della CNA di Massa Carrara, in merito al finanziamento del progetto da parte del Comitato Interministeriale Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile. Il progetto prevede la realizzazione di una linea ferroviaria a doppio binario in grado di collegare i porti della Spezia, Marina di Carrara e Livorno con l'Emilia e il resto dell'Europa. Abbiamo appreso che il CIPS ha dato il via libera per il finanziamento del progetto finalizzato alla realizzazione della galleria di Valico, prosegue Bedini. Le infrastrutture che favoriscono il collegamento della Liguria con il resto del mondo sono per la nostra associazione prioritarie. Ciò nonostante ci spaventano i tempi, considerando che le coperture finanziarie per completare quest'opera non sono ancora state definite e occorre reperire gli altri 2,3 miliardi di euro previsti complessivamente. Indispensabile, conclude Bedini, una fattiva unione di intenti e volontà da parte delle tre regioni maggiormente interessate alla Pontremolese, quali la Toscana, la Liguria e l'Emilia-Romagna.